Cari amici ascoltatori, benvenuti di ritorno dalle ferie alle nuove recensioni di Riemur. Come potete vedere ci sono delle novità. Povero Rio purtroppo è stato bannato per una settimana per aver detto le parolacce a degli utenti del forum. Purtroppo Rio è costretto a usare un terminale per potersi esprimere. La recensione di oggi purtroppo non è come lascia pensare la musica GTA, in quanto sappiamo tutti che GTA su Wii non esiste, è l'unica console dove non c'è GTA. Per cui passiamo subito al vedere quale gioco si tratta. Per par condicio, se la prima recensione è stata fatta per Yamaha, GTA Casual, oggi ci troviamo a recensire un altro gioco di una marca giapponese di moto e non solo. Stiamo skippando a tutto andare come al solito. Eccoci qua con Kawasaki Jet Ski, bellissimo gioco come potete vedere anche dalla grafica della schermata di caricamento. Certo che parla da solo, però una grande rottura di balle, non so perché non tolgono il ban a Rio. Ma la musica non c'è. Ah, premia per iniziare, dai, cioè non è che sei bannato anche da usare il telecomando. Schermata principale che vede. Cosa vede? Hai sbloccato un... perfetto. Allora, questo gioco di moto d'acqua... Io purtroppo... Cos'è? Aspetta, cos'è? Sfida palloncino cos'è? Sfida palloncino. Deve essere quella che si usa sabato sera. Per vedere chi ha bevuto troppo. Senti, però non puoi non dire niente, insomma, cioè che punizione terribile per noi questa recensione che mi trovo solo io a parlare. Vabbè, vediamo che la musica, devo dire che è fenomenale in questo gioco, abbiamo un ottimo sonoro. Cosa fai? No, devi scegliere Venezia, mannaggia la miseria. Ah, ecco, la musica c'è. Scusate, piccoli inconvenienti tecnici. Torna indietro. Venezia. Su, lì. No, lì. Vai. Kyle Terreno, grandissimo Kyle Terreno. Yeah, come direbbe Dan Peterson. Vai, dai. Palloncini. Fai scoppiare tutti i palloncini gialli entro il tempo stabilito. Ah, un grandissimo gioco questo. Far scoppiare i palloncini. Non è da Nintendo però. Che musica. Era meglio la musica del trailer di GTA. Eccoci qua. Perché le campane da morto. Eccoci qua col gioco. Veramente questo non è il gioco vero e proprio. Io non ho ben capito che cazzo ha combinato. Il gioco sfrutta anche questo gioco sfrutta le peculiarità del Wii. Come potete vedere, il nostro buon Rio sta usando il remote come va usato. No, ma è troppo merda per star zitto. Cioè, ma vaffanculo. C'è la ribellione cioè, del Playbay. No. Spartacus, Rio si ribella e decide di parlare. No, finalmente, no, così no, posso star zitto. Una merda, cioè. Come una merda? È un bel gioco. Guarda che me la ricordavo diversa, Londra, comunque. No, comunque. Sono andato incontro. Appunto, quello che stavo dicendo io. Vabbè. Perché no. Ma comunque, vorrei farti notare che è sbagliato modalità. Hai visto? C'è il puma che passa sul ponte. Tanigi, London Eye. Paura. Figata. Ma vai a 2 all'ora. Guarda quanti elementi a schermo. Ha scattato. No. Hai fallito, iper scarso. Epic fail. No, tornami in un principale. Dobbiamo vedere la gara. Dobbiamo spiegare bene come funziona questo gioco. Perché è molto particolare. Bello, eh. Praticamente a differenza è troppo preciso il Motion Plus. Allora, rispetto a Yamaha Supercross, che era un gioco di cacca. Questo è Kawasaki. Gioca. Singola. No, intermedio. Pro. Insomma. Classe 1. Vai, scegli sempre Don Pedrosa lì, come cazzo si chiama lui. Kyle Torino, yeah! No, Venezia! Seconda. Bello, sì. Eccoci qua. Bisogna un caffè nel mentre. Sì, effettivamente questi caricamenti sono veramente deprimenti. Cioè, qualcuno aveva puntato ancora sulla cartuccia 2 generazioni fa. Chi? Chi ha vinto la... Ah no, aspetta, vabbè, campeldo.
Chi ha vinto che cosa? Chi è arrivata terza in Giappone? Sega Saturn. Eccoci qua, finalmente la partenza Venezia. Di questa grande, grande sfida che si svolge a Venezia, fedelmente riprodotta in ogni minimo particolare. Come ricordiamo, potete livello vedere. Pro, eh? Livello pro. Hai preso il palo. Ma perché? Come avete potuto vedere fin da subito, effetti. Kawasaki Jet Ski si differenzia da Yamaha Supercross per il fatto di poter effettuare dei trick mentre si salta per aria. Questi trick vengono fatti agitando il remote in determinate direzioni. È pista! Purtroppo Rio non sa molto giocare perché non è pratico di Venezia, lui è nato, come sappiamo tutti, a Marsala. Sì, certo. A Venezia hanno tutti vestiti uguali. Cioè, sì, belli. Sì. Appartengono tutti alla stessa casa di produzione. Giustamente. Sì, non avevano. Il budget non è molto. No, è bello. Non molto ampio. Stai prendendo tutti. I ponti li hai presi tutti te. Fossi il sindaco di Venezia, starebbe una bella denuncia. Notiamo la mancanza del ponte del Rialto, grave pecca che. Hai visto? C'era del lens flare? Sì, che lens flare? Lens flare? No, lens flare è una prerogativa di Yamaha Supercross. No, è impossibile, aspetta. È impossibile. Non ci credo. Oddio! Lens flare! Oddio! Che figata! Che figata! Ma quando usi il turbo veramente raggiunge una velocità. Cerca di passare, di tagliare. Vai. Come fa? Hai preso le stelle. Sei troppo pro. Troppo Mario Kart. Hai scelto livello pro, sei troppo pro. Sei super pro praticamente. Sono troppo pro. Sono pro. Minchia, non so se avete notato i mitici sprite bidimensionali del pubblico. Ah, è bellissimo. Che non sono affatto merce rara su Wii, perché abbiamo visto anche le immagini del. GTA Racing della Konami, in cui è tutto sprite in pubblico. Ma non ci si può. Magari è un titolo che recensiremo prossimamente. Giustamente, è morto. No, no adesso no, non si gira. È bloccato. Potrei andare in retromarcia, lo sanno tutti che i jet ski hanno la retromarcia. Giusto.